Benvenuti al quinto episodio di Trattori Storici Fiat. In questo momento siamo all'inizio degli anni 60 e ogni due trattori venduti in Italia uno porta la sigla Fiat. La macchina che vi andiamo a mostrare oggi è un esemplare di 352C Montagna perfettamente restaurato. Questa serie, che era disponibile partendo dal 312C per poi arrivare alla versione Vigneto con la 332 e alla Montagna con appunto la 352, fu prodotta dalla fine degli anni 50 al 1967, con caratteristiche tecniche di tutto rispetto, come i suoi 35 cavalli e il motore 4 cilindri da 1900 cm3, che non temeva nessun terreno. La versione Montagna poteva vantare 20 quintali di peso. Questa serie deriva in realtà da una mamma molto famosa presentata pochi anni prima nel 1958 alla Fiera di Verona. Sto parlando della famosa 411C, che era ancora in produzione quando uscì la serie 312, che invece era indirizzata a chi voleva meno cavalli e meno peso. Parlando della serie 411, ci troviamo di fronte ad un modello che contribuì indubbiamente a creare il mito dell'affidabilità e qualità Fiat. Una serie che visse per 12 anni con cambio, sollevatore, sterzo e maneggevolezza senza rivali. Erano macchine fatte per lavorare giorni senza mai fermarsi. Una serie che poteva creare solo Fiat, che aveva la conoscenza per progettare un veicolo complesso come il cingolato. Interessante da notare alcune finezze tecniche, come ad esempio le paratie nel serbatoio del carburante per consentire l'alimentazione con qualsiasi angolazione raggiunta dal mezzo. Adesso diamo un'occhiata ai comandi, che sono comunque quelli classici del cingolato. Allora, come dicevamo, i comandi classici del cingolato, quindi l'innesto delle frizioni, frizione sinistra e destra, cambio marce. Qui possiamo vedere la leva alza-bassa del sollevatore. Passando al cruscotto superiore abbiamo l'acceleratore e una finezza del tempo è la luce di cortesia. Quasi non ce l'hanno i trattori adesso, quindi già ce l'avevano negli anni 60. Qui possiamo vedere la temperatura, qui c'è per accendere la macchina con il preriscaldamento delle candelette da ruotare e qui la pressione dell'olio. E adesso mettiamo in moto questo 4 cilindri e facciamoci un giro.
La serie 312 fu praticamente l'ultima cingolata a godere di questa linea estetica e di questa tecnologia, in quanto nel 1968 vide la luce la serie Nastro d'Oro, a cui abbiamo dedicato il primo episodio di questa serie, che potete trovare nel nostro canale. A proposito, iscrivetevi per non perdere le notifiche delle uscite dei video. Grazie per essere stati con noi e con la 352. Ci vediamo alla prossima!